Disoccupazione al 40% tra i giovani e povertà che per 7 italiani su 100 è assoluta. Inverno demografico e fantasma del gioco d'azzardo, il cui giro d'affari segna un più 350% in 6 anni. Numeri di un paese, l'Italia, né sereno né fiducioso, che fan dire al Cardinal Bagnasco oggi di fronte all'Assemblea CEI in Vaticano: è qui che la gente vorrebbe vedere il Parlamento impegnato senza distrazioni di tempo ed energie. Per questo non si comprende come così vasta enfasi ed energia sia stata profusa per cause che rispondono non tanto a esigenze già peraltro previste dall'ordinamento giuridico, ma a schemi ideologici. Il presidente CEI così stronca le unioni civili appena diventate legge, equiparate di fatto a matrimonio e famiglia, pur senza dirlo. In realtà le differenze sono solo dei piccoli espedienti nominalisti o degli artifici giuridici facilmente aggirabili, in attesa del colpo finale, così già si dice pubblicamente, compresa anche la pratica dell'utero in affitto. Semmai ci vorrebbe una manovra fiscale coraggiosa, davvero equa, con le famiglie con figli a carico, magari col cosiddetto fattore famiglia, appoggiato da tanti esperti, che sarebbe, Bagnasco dice, già un passo concreto e significativo. Qualche segnale c'è, ma va incentivato. Emergenza migranti, altro punto della relazione del presidente CEI. La storica visita del Papa a Lesbo ci impegna a non retrocedere dal fronte dell'accoglienza, come la Chiesa italiana oggi fa con 23.000 migranti. E questo è un banco di prova per l'Europa tutta, per riscoprirsi culla e sorgente dell'umanesimo irrorata dal Vangelo. Così come i 200 milioni di cristiani perseguitati in tutto il pianeta, altro dato. Nel mondo sembra che cresca l'indifferenza verso tanta violenza.